E siamo qui per preparare una ricetta facilissima, una ricetta estiva. E sono dei gelatini a base di yogurt. Non serve la gelatiera, servono soltanto delle formine, quelle per i ghiaccioli, diciamo. E vedrete che sono davvero facili, quindi spero che vi piacciono. Allora, per prepararli, ho utilizzato questa ricetta in collaborazione con il caseificio Valdaveto, ho utilizzato uno dei loro yogurt alla frutta, ho scelto quello ai mirtilli, un po' perché mi piace tantissimo, mi piacciono moltissimo i mirtilli, mi piace molto il risultato del loro yogurt, che è questo, fra l'altro nel nuovo formato più piccolo, e perché mi piace poi mettere dentro i gelatini anche della frutta fresca, quindi abbiamo questa composta di mirtilli, che è dentro il loro yogurt bianco colato, che sapete che loro non mischiano ma mettono in cima, quindi sotto c'è lo yogurt bianco colato e sopra questo yogurt ai mirtilli, e poi aggiungo dei mirtilli freschi. Il risultato è veramente un gelatino molto molto fresco a base di frutta, adatto all'estate a tutti noi per una merenda, per un dopo pasto, un dopo cena, e buonissimo anche per i bambini e per farle mangiare un po' di frutta. La stessa ricetta la potete utilizzare anche con altri yogurt del caseificio, soprattutto quelli a base di frutta, che vi permette per esempio di mettere anche dei frutti, ad esempio quello ai frutti di bosco, dove potete inserire mirtilli e lamponi, oppure quello ai lamponi, dove potete inserire i lamponi. Poi adesso uscirà anche un nuovo gusto di cui vi parlerò la prossima settimana, e anche lì si possono inventare delle ricettine carine. Allora, procediamo subito con la ricetta e vi faccio vedere le dosi. Allora, per preparare 4 o 5 gelati nello stecco, dico 4 o 5 perché dipende dalle dimensioni, in qua, in là, dipende dalle dimensioni diciamo dei contenitori che avete, perché io ne ho alcuni più grandi e questi invece sono un po' più piccolini, quindi ve ne vengono 4 o 5. Occorrono 125 grammi di yogurt, comunque una confezione, tenete conto che poi 5 grammi più 5 meno non succede niente, 125 grammi di yogurt ai mirtilli, 20 grammi di zucchero, perché un po' di zucchero è già nello yogurt, 70 grammi ml di latte intero, io uso 50 grammi di mirtilli freschi e il succo di mezzo limone, o comunque 20 grammi di succo di limone. Quindi vedete che gli ingredienti sono veramente facili. Poi dopo ve lo faccio rivedere. Adesso vi faccio vedere come si prepara. Allora, io intanto ho pesato i 70 grammi di latte e aggiungo lo zucchero. 20 grammi, poi si può andare un po' a gusto, eh? Vado un po' ad occhio. Ecco, 3 cucchiaini di zucchero. Poi aggiungiamo il succo del limone. Io ho preso dei limoni biologici stamattina, bello sugoso. il limone ci dà buono nel gelato. Cosa sto facendo? Spremo il succo del limone, ecco qua, così. Adesso lo tengo un attimo da parte e metto uno yogurt ai mirtilli insieme al latte. Vi faccio vedere fra l'altro com'è, come vi dicevo prima. Vedete che nello yogurt ai mirtilli del caseificio Valdaveto la composta di frutta è sopra, quindi poi noi al mattino quando lo mangiamo a colazione lo mescoliamo. È buonissimo anche con una macedonia di frutta, un po' tipo yogurt greco, magari anche con un cucchiaino di miele, anche quello naturale. Lo aggiungiamo al nostro latte, così. Allora, io uso il bicchiere del mini pimer. Va bene anche una ciotola con le fruste, anche una frusta a mano, ma insomma potete un po', a seconda degli strumenti che avete a casa, organizzarvi come meglio credete. Ecco qua. Abbiamo messo il nostro yogurt,
lo zucchero, aggiungiamo il succo del limone. L'unico accorgimento è filtrarlo con un codino perché non ci vadano i semi o anche magari un po' di polpa che spremendo con lì sono è uno spremiagrumi un po' fuori larghi e passate un po' di polpa di limone che ho tolto. Ok, quindi filtriamo il succo del limone. A questo punto gli ingredienti per i nostri gelatini sono pronti. Quindi noi o con una frusta o con un frullino a immersione andiamo a mescolarli. Allora io cerco di mettere una velocità non tanto elevata e scusate il rumore, vedete che si fa prestissimo, praticamente è già amalgamato e la marmellata o comunque diciamo che il nostro composto, i mirtilli della composta si sono anche belli frullati e viene fuori un bel rosa che è anche bello poi nei gelatini. Ok, quindi vedete che praticamente senza assaggio, buonissimo, questo acidulo del limone rende poi il gelato veramente buono. A questo punto noi dobbiamo andare. Possiamo mettere i mirtilli qui e poi con un cucchiaio trasferirli, oppure fare come faccio io, che prendo i mirtilli, comincio a riempire un po' i miei gelatini, così. Sembra poco, ma in realtà vedete che sono già quasi a metà. Ecco, e adesso inserisco qualche mirtillo fresco in ogni gelato. Che poi quando li togliete vengono bellissimi. Rimangono un po' ghiacciati. Adesso poi ci fai aspettare 4 ore. Eh sì, Sì. ma un po' ce l'ho già pronti perché volevo farvi vedere com'è il risultato. Poi metto ancora un po' di composto. Sono domande, no? No, È beh, talmente sembra facile. sì, credo che sia una mia Allora, domanda. mettiamo ancora qualche mirtillino. Voi che gusto li preferite? Lampone, mirtillo, frutti di bosco, fragola. C'è quello anche alle fragoline di bosco del caseificio che si presta tanto. Ce ne sono anche, c'è anche uno yogurt al cacao, al cioccolato, al caffè. Ok, finiamo di riempire con il nostro composto che è avanzato. Qua. E poi chiudiamo con i nostri stecchi. Io Quali sono? Sì, ho beh. questi qua. Ciao ciao da Creoli, ecco, Ah, ci ciao richiedono di ciao. nuovo gli ingredienti. Giulia, abbi Adesso li faccio pazienza, li vedere. facciamo vedere. Allora, adesso vi faccio vedere intanto questi, li chiudo con Dove si loro. trovano questi yogurt? Allora, si trovano in quasi tutte le catene dei supermercati al nord Italia, quindi in Liguria, praticamente quasi ovunque, in Lombardia, anche a Italy si trovano, poi in Lombardia, in Piemonte, Val d'Aosta, in molte regioni anche in Emilia Romagna, in Veneto, insomma. Poi andando verso sud, sono in alcuni, però se chiedete il caseificio ha tutti i punti vendita, io li ho taggati nel post, oppure su Instagram, caseificio Valdaveto, lo trovate. Allora, una volta che sono pronti questi, si mettono in freezer per almeno 4 ore. Filippo dice che è una bella idea Sì, d'estate, sì. poi è veloce, si può fare anche con i bambini, è divertente da fare con i bambini. Allora, questi vanno messi almeno 4 ore in freezer. Questo qui l'ho messo male, adesso lo giro. Ecco qua. E poi per mangiarli, tirateli fuori dal freezer un pochino prima, li passate questo sotto l'acqua calda un attimo e vedrete che si sfilano col loro bastoncino. E adesso Luciano mi prende quelli che ho già fatto e vi faccio vedere il Che risultato dove in sono? freezer, in quello alto, basso, sopra.
come ho fatto vedere prima. Eccoli, grazie. Questi qua li mettiamo in frigo, vabbè, anche dopo non c'è fretta. Aiuto. Ecco. Allora, io qui avevo invece utilizzato dei portaghiaccioli un po' più grandi e il risultato è questo. Adesso questo qui io l'ho già tolto dal portaghiacciolo e questo è il risultato. Vedete che si vedono i mirtilli congelati, insieme al gelato. Ok. Ecco. Buonissimo. Fra l'altro io sono accaldata perché sono tornata dal centro di Genova dal dentista e quindi mi fa anche in Liguria dove abbiamo detto Coop Esselunga, Basco mi sembra, tantissime catene di supermercati da Italy. Anna Maria dice è un'ottima idea, complimenti, brava. Grazie. Tra l'altro sana, è una cosa secondo Fabia. Me sì buonissimo, buono, passeggiare. Vieni a salutare. È brutto. Sei bellissimo, guardate, bellissimo. Vieni. Facciamo vedere anche gli ingredienti. È buona anche la frutta come viene. Eccolo qui con gli ingredienti. Io ingredienti. Siamo un po' stanchi per quello che oggi, forse siamo un po' sottotono perché vabbè, abbiamo un po' lavorato tanto perché poi andiamo in montagna. Infatti la prossima ricetta del caseificio. Andiamo a lavorare, perché sì, esatto, abbiamo un sacco di impegni, presentazione del libro, ricette da fare anche in diretta. La prossima ricetta con il caseificio della prossima settimana la faremo con uno yogurt che non posso dire di che gusto è, ma è un nuovo yogurt. Sorpresa. E faremo una crostata e la farò dalla casa di montagna. Oh, rileggiamo, dai. No. Allora, per 4-5 gelati, 4 di queste dimensioni, 5 di quelli più piccolini, ho usato 125 grammi di yogurt ai mirtilli. Va bene anche gamponi, fragoline di bosco, frutti di bosco, cioccolata, tutto si può 20 fare. Grammi di zucchero, 70 grammi di latte, 50 grammi di frutta. In genere secondo me ci sta bene quella abbinata del gusto dello yogurt. E 20, quindi è per quello che in estate i frutti di bosco, mirtilli, fragoline di bosco, gamponi si trovano e quindi sono perfetti. E poi 20 grammi di succo di limone. La ricetta scritta la trovate nel post che ho segnato in alto su Facebook, se no mi chiedete, gli amici di Instagram possono chiedere a me, è comunque sul mio blog, domani metterò anche la ricetta nel post sia su Facebook che su Instagram e quindi adesso vi possiamo salutare, noi ci finiamo il nostro gelatino e vi aspettiamo per la prossima diretta, la prossima settimana dalla casa di Cogne in Val d'Aosta. Ciao a tutti! Ancora Renata? Saluti tutti nel mangiato gelato.